Noi crediamo che sia un momento propizio, nel senso che sicuramente il continente africano è di interesse per molti paesi, ma l'Italia ha messo in piedi un piano Mattei, che io credo che tutti dobbiamo un po' crederci. Non è semplice, è sicuramente un piano visionario. Però se noi ci crediamo e tutti insieme ci lavoriamo, secondo me ci arriviamo. La meccanica agricola può avere una componente fondamentale. Io direi che è uno dei primi in pista per questo progetto. Noi già ci stiamo lavorando, oggi il presidente Zoppas insieme al viceministro della cultura dell'Uganda ha firmato per il centro tecnologico che faremo in Uganda, quindi ICE, il governo, il ministero della cultura dell'Uganda con la collaborazione di una coma, e quindi questa è una cosa, oggi era quelli dell'ICE, ma anche noi eravamo molto felici perché è una cosa concreta. Il viceministro mi ha promesso che a breve cominceranno già i lavori, perché quella è la parte che devono fare loro, e poi noi arriveremo con le macchine, arriveremo con la formazione, e da lì passo passo potrebbe diventare veramente una cosa, anche un piccolo modello da portare poi in altri paesi dell'Africa. Poi tra poco comincia proprio uno dei convegni che parla di Africa. Lei ci ha detto che questo è già un primo progetto che si può toccare con mano. La strada è quella. Sì, è quella, ma non è solo quella, ci sono tante strade da percorrere in Africa, perché le aziende poi si stanno anche, noi abbiamo missioni che facciamo con l'ICINA, io ho fatto 4 missioni in Africa, in Kenya, in Tanzania, in Uganda, in Tunisia 15 giorni fa, ce ne sono tantissime di strade, non dobbiamo percorrere una sola strada, assolutamente. Quello che io dico è che dobbiamo, aziende, istituzioni, i ministeri, tutti dobbiamo lavorare insieme per questa cosa.